Proprio all'ultima giornata di andata il Francavilla rompe il tabù trasferta e passa a Martorano contro la Savignanese 0-1. I giallorossi fanno loro l'intera posta all'ultima azione e nel momento migliore dei romagnoli dopo aver peccato di concretezza nella prima ora di gioco. Il tecnico del Villa Rachini lascia Palumbo in panchina in non perfette condizioni, ma sarà il centrocampista napoletano a entrare e risolvere la partita dagli 11 metri. Banegas, Mancini e Montagnoli giocano a ridosso di Dos Santos. Nel primo tempo il Francavilla si fa preferire e colleziona all'undicesimo la migliore palla gol dei primi 45 minuti con il palo colpito da Mancini. Al 25esimo timide proteste del Villa per l'anticipo di Battistini su Montagnoli che si stava avventando sul cross di Samuel Di Renzo. Fa poco la Savignanese. Nazari interrompe senza problemi il triangolo tra Manuzzi e Peluso, mentre nel secondo minuto di recupero ancora Mancini prova dalla distanza, ma Pazzini blocca agevolmente. Ripresa, sempre con il Francavilla a menare le danze, con il colpo di testa su azione d'angolo di Mele. Al quinto, altra ghiotta palla gol per la squadra di Rachini, punizione di Banegas per l'incornata di Nazari. Pazzini smanaccia, poi Gregorio impedisce il tap-in a porta vuota di Dos Santos. Al decimo ci prova anche Banegas da fuori area, ma blocca Pazzini in due tempi. Nella Savignanese entra Tamagnini che cambia la partita e dopo metà ripresa i romagnoli salgono in cattedra. Proprio Tamagnini al 26esimo serve Longobardi, fermato dall'uscita a valanga di Spataro. Ha inizio una partita nella partita tra il portiere giallorosso e il centravanti dei romagnoli. I duelli li vince Spataro, che ipnotizza Longobardi, lanciato da Guidi al 28esimo, e si ripete al 34esimo quando l'attaccante viene smarcato da Manuzzi. 6 i minuti di recupero. Al quarto di questi Manuzzi non arriva sul traversone di Tamagnini. Poi l'episodio decisivo al 96esimo sul colpo di testa di Bedin. Il direttore di gara vede il tocco con la mano di Bandi, calcio di rigore che Coco Palumbo trasforma con invidiabile freddezza. Un gol da 3 punti per tenere il Villa a ridosso della zona playoff e regalare al Francavilla davvero un bel Natale. A gennaio si riparte forte, derby in trasferta col Pineto. È stata una partita durissima, è stato secondo me un primo tempo dove noi abbiamo avuto qualche opportunità per passare in vantaggio, poi nel secondo tempo invece abbiamo rischiato in qualche situazione di andare sotto, però è stata proprio una bella partita, la classica partita di categoria, insomma, nel senso che loro ci hanno messo in difficoltà, la squadra anche abbastanza fisica, il campo molto pesante, però mi è piaciuta, ecco, la squadra perché ha sofferto nei momenti in cui c'era da soffrire, e poi diciamo che alla fine è anche un po' fortunata diciamo per come è arrivato il gol, perché è arrivato su un angolo, rigore netto solare, però comunque all'ultima azione. Quindi la prova di maturità che avevo chiesto alla squadra c'è stata, un risultato secondo me molto importante.